colleghi relatori del secondo intervento, Paolo Martinelli, Flavia Politi, ma nomino entrambi, che appunto ci presenta una relazione Social Books Creator, apprendimento cooperativo e cittadinanza digitale. Prego. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Mi chiamo Flavia Politi e sono una tutor dell'apprendimento. Questo pomeriggio vorrei presentarvi un'esperienza di sviluppo di un'app, di una web app che si chiama appunto Social Books Creator e che è un tentativo di coniugare l'apprendimento cooperativo con competenze legate alla cittadinanza digitale. Il mio collega e capo Paolo Martinelli purtroppo non è potuto essere presente per motivi di lavoro e quindi comincio. Allora, Archilabo, che è la cooperativa per cui lavoro, una cooperativa sociale che dal 2011 si occupa di inclusione e innovazione didattica attraverso l'uso di tecnologie e attraverso l'attivazione di comunità educanti. La nostra cooperativa è composta per più di tre quarti da donne e da under 35. Qui brevemente presento alcuni dei nostri progetti e dei servizi che offriamo. Parto da Ampia, che è un centro specialistico per l'apprendimento, in cui lavorano tutor dell'apprendimento, psicologhe e logopediste che aiutano studenti con bisogni educativi speciali a trovare strategie di studio efficaci. Correlato al centro Ampia c'è lo spazio diagnostico, che è uno spazio di valutazione neuropsicologica, lo spazio genitori, che è una community di genitori in cui scambiare buone pratiche legate alle difficoltà che i propri figli incontrano nel percorso scolastico, e Virginia, che è un supporto alla genitorialità, con una psicologa che segue le famiglie. Al lato destro delle slide riportato alcuni dei progetti che coniugano competenze digitali e metodologie didattiche. Ad esempio, Digital Gardening è un progetto che utilizza il coding attraverso la piattaforma Arduino applicato al giardinaggio in delle scuole, un istituto tecnico agrario. OrtaTac è un progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana di uno spazio pubblico, di un parco pubblico della città di Bologna, in cui sono intervenute la nostra cooperativa con un'altra cooperativa e due istituti superiori, l'Istituto Aldini e Liceo Artistico Arcangeli. ADA, che è un pacchetto di servizi per imprese, famiglie e studenti, e che ha come focus appunto l'utilizzo della programmazione e del coding applicato alle metodologie di studio. E infine Social Books, che è un progetto che in passato fa da background all'esperienza che adesso vi descriverò. E Social Books Creator è uno dei tre output che sono parte di un progetto che si chiama All Inclusive School, cofinanziato dall'Erasmus Plus, in particolare l'azione Strategic Partnership for School Education, che vede la partecipazione di 8 partner dell'Unione Europea, con capofila IRECOP, un ente di formazione professionale. C'è un'università del Belgio, di Leuven, un'amministrazione pubblica scolastica della Germania, una scuola spagnola, una scuola cooperativa spagnola, un istituto tecnico della provincia di Modena, l'ispettorato scolastico della Romania e un centro di risorse educative, sempre della contea di Vaslui in Romania. Gli output del progetto sono tre. Il primo è un identikit del profilo dell'insegnante inclusivo. Quindi sono stati somministrati a circa 200 insegnanti in Europa, è stato somministrato un questionario, perché il primo era per i partner, e abbiamo raccolto informazioni rispetto a quelli che per loro sono delle buone pratiche di inclusione scolastica, che utilizzando il cooperative learning e le tecnologie digitali. Il secondo output invece è una raccolta di buone pratiche che verrà messa a disposizione delle scuole, non solo le scuole stakeholder del progetto, ma anche
chiunque sarà interessato, perché saranno tutti disponibili questi output in licenza Creative Commons sul sito del progetto. E infine l'output che coordiniamo noi come cooperativa, che appunto è il Social Books Creator. Che cos'è? Social Books Creator è una web app a cui si potrà accedere attraverso credenziali di posta elettronica Gmail, ma anche attraverso un indirizzo di posta elettronica parte di un dominio accreditato alla G Suite for Education. Gli utilizzatori prevalenti saranno insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, educatori ed educatrici. Il target di riferimento sono studenti e studentesse con disabilità intellettiva lieve, ma per le caratteristiche che l'app presenta sarà, diciamo, si presta ad essere utilizzata con tutti gli studenti della classe, cercando di valorizzare le capacità e le eccellenze che ogni studente porta con sé. Lo scopo dell'app è diffondere l'utilizzo delle Open Educational Resources. Infatti l'app consente la creazione di libri di testo in formato elettronico che verranno rilasciati con licenza Creative Commons. Da dove nasce l'idea di Social Books Creator? Secondo un rapporto del 2017 dell'EASNIA, che è la European Agency for Special Needs and Inclusive Education, pur non essendoci una letteratura, diciamo, sufficientemente adeguata ad analizzare il rapporto tra bisogni educativi speciali e dispersione scolastica, è innegabile che ci sia un legame tra queste due condizioni. Fonti statistiche come l'Istat nel 2018, l'Eurostat nel 2019, il MIUR sempre nel luglio 2019 affermano che il tasso di abbandono scolastico in Italia è pari a circa il 14%. Ora non abbiamo un dato sulla relazione legata ai bisogni educativi speciali e all'abbandono scolastico. Un'altra impressione che a livello di letteratura nazionale e internazionale buona parte delle ricerche si sia soffermata ad analizzare come le tecnologie vengano utilizzate appunto a livello, diciamo, di didattica, soprattutto nell'ambito dell'istruzione terziaria universitaria e nel quadro del lifelong learning. E sempre questa letteratura non sempre concorde nel riconoscere e misurare l'impatto e l'efficacia che l'education technology e l'open education in particolare hanno sul successo scolastico degli studenti e delle studentesse. Il quadro che a noi, cioè il livello che a noi interessa rispetto appunto allo sviluppo di quest'app è la scuola secondaria di secondo grado e partiamo, diciamo, come cornice dal Piano Nazionale Scuola Digitale del 2015, che è uno dei pilastri, diciamo, della legge 107, la legge cosiddetta della buona scuola, e che a questo livello di istruzione rappresenta in qualche modo un passaggio di svolta, sia dal punto di vista delle dotazioni delle infrastrutture tecnologiche che sono state messe a disposizione degli istituti scolastici, ma proprio una svolta anche epistemologica e culturale in termini di modelli di apprendimento e insegnamento. Ci riferiamo in particolare all'azione 23, che porta il titolo di promozione delle risorse educative aperte e linee guida su autoproduzione dei contenuti digitali, nel cui solco possiamo inserire lo sviluppo della nostra applicazione. Brevemente, quali sono i vantaggi delle Open Educational Resources in ambito K12, così come emerge dalla letteratura che è riportata in bibliografia del paper? L'incremento della partecipazione e dell'interesse di studenti e studentesse, a cui non sempre corrisponde un miglioramento della performance scolastica. Possibilità di personalizzazione dei contenuti didattici e dei supporti espressivi degli stessi, in particolare il canale, diciamo, l'aspetto legato alla multisensorialità dei contenuti e dei supporti. La stimolazione di skill legate al lavoro cooperativo. L'autoproduzione, diciamo, dei contenuti rende più significativo l'apprendimento e l'impatto, seppur marginale, di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, in particolare per la riduzione dei costi dei materiali di studio e la facilità di accesso agli stessi. Qui alcune delle teorie che fanno da cornice più pedagogica ed epistemologica allo sviluppo dell'applicazione, e passo alle fasi di sviluppo della web app.
Dunque, la prima fase ha previsto appunto la somministrazione di due questionari ai partner del progetto. Il primo questionario diciamo, analizzava la diffusione e l'utilizzo delle risorse educative aperte tra i partner, e che sono variegati appunto come quelli che avevo quelli che ho descritto in precedenza. Il secondo invece era diciamo, un tentativo di comparazione nell'utilizzo di editor di ebook, cercando appunto di capire attraverso diciamo, l'esecuzione di alcune task quali erano gli ambienti di editor che diciamo, venivano incontro alle esigenze degli insegnanti. Ed era diciamo, facendo appunto delle domande che interrogavano tanto l'aspetto della user experience quanto quella della user interface. La fase 2, che è quella, la fase in cui siamo attualmente, perché questa sperimentazione è ancora in corso e durerà fino al 2020, è quella di prototipazione dell'app e di raccolta feedback sulla user experience rispetto al prototipo che stiamo condividendo. La terza fase prevederà il pretesting della versione alfa da parte degli insegnanti comuni di sostegno ed educatori, e la fase 4, diciamo che avverrà entro la fine di dicembre 2020, sarà quella di vera e propria distribuzione dell'app disponibile sul sito del progetto L'Inclusive School. In questo momento il prototipo presenta questa struttura: c'è una libreria diciamo, dove è possibile visualizzare ed editare i propri books, quindi quelli creati in condivisione con altri utenti, autori, e quelli creati da sé, con la propria classe. Questi books potranno essere creati o da template predefiniti, oppure saranno customizzabili sulla base delle specificità cognitive degli studenti con cui si intende lavorare, quindi con gli utenti finali. Una seconda area di lavoro è il vero e proprio editor, in cui sarà possibile appunto organizzare i contenuti. Non ho immagini in questo momento, però arriveranno prima o poi. E appunto l'editor attraverso cui organizzare i contenuti degli ebooks, i layout e la disposizione dei capitoli. L'area legata alle impostazioni generali, che sono proprio diciamo volte a rendere il più accessibile possibile l'interfaccia dell'ebooks e quindi anche dell'applicazione. E le sezioni del profilo utente, uno spazio di supporto tecnico e procedurale dove ci saranno dei video tutorial piuttosto che indicazioni legate proprio alla creazione del contenuto digitale, e un'area di notifica in cui gli utenti autori potranno dialogare fra di loro. È previsto anche tutto un sistema di accreditamento, perché non tutti gli utenti hanno la stessa possibilità di come dire, modificare la risorsa, proprio perché ci sono studenti e docenti che cooperano nella costruzione del contenuto. E, in generale, l'architettura di Social Books Creator presenta due funzionalità, una in download e una in upload. L'area di download prende il nome di Social Books Cooperative Press e di fatto sarà un repository online di testi digitali ad alta accessibilità che verranno catalogati secondo un sistema di tag, ad esempio argomento, autore, data di pubblicazione, ma quello forse che più interessa è le caratteristiche editoriali di accessibilità, per cui un docente o uno studente potrà fare ricerca sulla base ad esempio dei contenuti che presentano solo mappe concettuali, quindi facilitando appunto la risposta ai propri bisogni educativi. L'area di upload invece si chiama appunto Social Books Editor, è ottimizzato per la costruzione di libri di testo in formato elettronico rilasciati con licenza Creative Commons, e lasciando l'idea era di lasciare comunque libertà così di scelta agli autori su quale tipo di combinazione delle licenze utilizzare. Una revisione critica dei format dell'editoria scolastica. L'app presenterà o in qualche modo interagirà con strumenti compensativi digitali che vanno dalla sintesi vocale allo speech to text, all'evidenziazione delle parole in fase di lettura, e ci sarà un sistema di widget che consentirà di condividere contenuti attraverso i social network. Questi siamo noi, il nostro team al lavoro.
Paolo Martinelli, che è anche l'ideatore del progetto, fondatore di Archilabò, maestro, dottorando in filosofia, scienze cognitive e semiotica. Annalisa Serra, un'altra delle fondatrici di Archilabò, che è project manager responsabile della comunicazione. Gianluca Macaluso, che è il nostro sviluppatore, e interaction designer e creative coder. E io sono filosofa, turto dell'apprendimento e attivista. Grazie per l'attenzione. Dopo magari approfondiremo proprio ad alcuni temi di riflessione sulla progettazione riferita un po' all'universal design, cioè a come effettivamente i temi dell'accessibilità e dell'inclusione, dell'inclusività nella didattica possono essere appunto facilitati, potenziati anche dall'uso delle tecnologie. Quindi procediamo. Chiamo al tavolo Cecilia Fissore, prego, che insieme a Francesco Floris, Marina Marchisio e Marta Pulvirenti ci presenta Problem Solving with an Advanced Computing Environment to Learn Mathematics. Quindi ridò a questo punto. Buongiorno a tutti, io sono Cecilia Fissore, una dottoressa.